Sono Davide Marani, queste sono le mie opere in una mostra, una piccola mostra antologica presso l'atelier della Claudia Roggero qui a Bordighera. È un condensato di vari periodi di scultura, pittura e disegno che abbiamo deciso di esporre per pochi giorni. Memoria di quanto è stato fatto negli anni precedenti. Sono sculture in terracotta refrattaria, come questo nudo di donna, oppure in finto bronzo, ma sempre a base terracotta, come India, che è lì davanti a voi. Io faccio scultura ormai tanti anni, perché ho iniziato a 11 anni, quindi si parla del 71, e ho esposto in moltissime parti del mondo. E queste sono, diciamo, alcune delle sculture che sono rimaste dei vari periodi. Questa è dell'80, è una scultura di getto, in gesso su tela, rappresentante una figura svolazzante, fino a questo trittico sempre in gesso che è qui accanto. Un'arte gestuale, un'arte istintiva che cerca di essere essenziale nei suoi movimenti. Poi si entra nel campo più figurativo con questo nudo di ragazzo, di uomo, che rappresenta un po' quello che è la mia base storica, scolastica. Io provengo da scuole toscane di Firenze, da una tradizione toscana che rappresenta la figura del Novecento, e quindi lui lo condensa pienamente, per poi arrivare a questo gesso con nudo di donna, che è già un'opera più astratta, più moderna, dove si intersecano materiali differenti. Poi abbiamo qui un piccolo bozzetto di un progetto di una grande fontana di oltre 3 metri, che è stato realizzato in una villa qui a Bordighera, e di un angelo e un putto svolazzante sopra la fontana, anche questo in terracotta, finto bronzo, e anche questo molto di getto, molto istintivo. Invece qui abbiamo dei disegni che sono delle chine di vario tipo, di varie tonalità, che facevano parte di una mostra del 91, mi pare, a New York. Sono rimasti due disegni, ce n'è uno qua e uno dall'altra parte, anche questi molto gestuali, molto rapidi come segno, ma a cui sono molto legato. Passiamo qui accanto a una figura molto moderna, è una donna con bambino, la donna e il bambino. Anche questa è terracotta con resina e pigmenti colorati, è una cosa molto stilizzata, molto differente da quello che siamo abituati normalmente a vedere quando si rappresenta una madre, una Madonna o una figura così classica. Io avevo fatto tutta una serie di sculture su questo genere qua, e questa è stata l'ultima. Sempre sul discorso della figura che si avvicina all'astratto, qua abbiamo un bel esempio di un nudo femminile accovacciato che poi si trasforma in un'opera astratta. È una donna, ma è anche un pezzo di metallo, una roccia, un qualcosa fuoriuscito da una fornace che ha preso del fuoco, e quindi ha questa ambiguità che a me piaceva molto, perché si poteva vedere sia una cosa che l'altra.
qui abbiamo una tela a olio, acrilico, pigmenti, anche questo è un altro periodo, erano 30 tele, è rimasta questa qua, opere molto istintive, molto di getto, molto immediate, dove la tecnica lasciava spazio all'emozione più che al rigore. Però l'emotività in questo modo esce più forte, più densa. Questo è il secondo disegno della mostra di New York del 91, e anche questa è una figura, se vogliamo, classica, c'è una donna con dei folti capelli, però con dei segni molto rapidi. Ha sempre questa ambiguità tra l'astratto e il figurativo. Per poi passare qui accanto a questa figura che si intravede, ma che può essere anche una stella cometa o addirittura anche una pianta grassa potrebbe essere. Cioè che questo era un periodo dove io cercavo di avvicinare la natura e la terra a quello che era il discorso figurativo. Tra l'altro questa è un'opera che era piaciuta molto a Francesco Biamonti quando venne a vedere la mostra proprio al Palazzo del Parco.